Ciao a tutti ragazzi, bello a tutti! Oggi siamo su Winazumi Eleven Strikers. Accanto a me c'è il mio cugino. Buongiorno ragazzi, siete un pubblico meraviglioso. Che è il primo video che fa, quindi fa così cose un poco divertenti. Comunque andiamo al club di calcio per vedere la nostra squadra, perché adesso faremo un torneo a 4. Comunque, adesso, la nostra squadra è questa. Cannon, Elio, Torres, Mountain, Destra, Lancer, Beacons, Wingate, Kellus, Malis, Xavier, Axel, Aphrodite, Sahel, Jude e Sean. Comunque, possiamo andare al torneo. Iniziamo il torneo. E che scegliamo, Edoardo? Scegliamo la squadra nostra, dai. Scegliamo la squadra nostra. Sì, dai, è più forte. Appunto, se scegliamo gli ogre, però... Cioè, possiamo battere, però... Non voglio usare gli ogre. Anche perché certe volte mi battono a me gli ogre. Quindi... Non è che... Vediamo chi stiamo. La Chaos è un poco forte, pochino. Non ci credo, la Raymond 2 ha vinto contro la Dark Emperors. Wow. Comunque, siamo già alla semifinale. Comunque, facciamo la Chaos, poi arriviamo con la Raymond 2 e vinciamo il torneo, ragazzi. Semplicissimo. Comunque, la squadra l'avete visto, lo schema, penso. Quindi, possiamo andare. Mettiamo il campo casuale e possiamo iniziare. Comunque giocherò io perché mio cugino non è bravo a giocare. Poi se volete che giochiamo in multiplayer scrivetelo, che quindi imparerò mio cugino tanto bene e così potremo giocare in multiplayer. Decidete voi. Comunque iniziamo. Vai Lancer. Potremmo pubblicare anche multiplayer e non multiplayer. Perché come volete voi. La scelta è vostra. Se al prossimo video o qualche altro video posso... Vabbè, ve lo scriveremo sui commenti. Vero Marco? Cosa? Che se vogliono che giochiamo in multiplayer domani o scrivetelo nei commenti. E noi lo caricheremo il video. Vai, no, perché tiro? Volevo passare in mezzo, mi sono scordato i bottoni ragazzi, perché non gioco da tantissimo. Che ho scaricato la nuova versione, la Winazumi Eleven Strikers 2013, e quindi mi sono scordato ragazzi. No, Ballard. Comunque, se volete vedere la Winazumi Eleven 2013, scrivetemi nei commenti. Però a quel gioco non ci potrà stare mio cugino perché a lui non piace. Quindi spero che vi piaccia lo stesso. Ok, abbiamo caricato... No, sono un ubrione! Perché potevo caricare la cannonata rovente. Invece non l'ho caricata. Ok, Sean lo prende. Lo Sean lo tengo per fare fuoco incrociato, che imparerò dopo. Fuori gioco. Fuori gioco. Vabbè, stanno giocando bene. È vero? Vediamo un po'. Due di tiri noi stiamo in vantaggio. I calci di punizione loro. I calci d'angolo nessuno. I rigori nemmeno. I fuori giochi noi, quindi stanno in vantaggio loro. Le tecniche speciali noi. Una. Col show. E 54 porti. Cavolo, possesso palla 54% per lui. Comunque, la Chaos è una squadra cessa, però poi piano piano diventa molto forte. Molto forte. Se sottovalutate, perdete. Comunque, dai, vai Kenon. No, segna il primo gol.
ti prego. No, Gazelle, tira. Ma non c'è problema per il nostro Eli, che la para con la mano su prima, ragazzi. Ok, l'ha presa. Sicuramente, guardate ragazzi. Presa? Sì. Per Elio niente è impossibile, perché è meglio di Mark, quindi è molto forte. Ok, Gazelle ha sprecato i suoi punti, quindi non può fare più mosse, per fortuna. Così non ci danno fastidio. Vai Lancer, bravissimo. No! C'è il hit. Ah, ho usato peggio di Meteore. Quindi scatta. Il Meteore, la voce di Hit mi piace tanto. Strana. Come si chiama? Pioggia di Meteore. È tipo una voce strana. Comunque, lui troll è inutile che ha fatto andate perforante. Ma che non? È l'ora di fare un gol senza mosse, ragazzi. Guardate un po', così si fanno i gol. No, cavolo, no, ho perso l'energia con Kenon. Speriamo che ce la faremo. Speriamo. Lancer, caricati, caricati. Vai, 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 passala a Kenon. No. Ragazzi, io non stanno giocando bene. Vai, Kenon. Ragazzi, a prendere il portiere. Allora, mi sa che andiamo ai tempi supplementari, o forse se segniamo questo gol non andremo ai tempi supplementari. Ecco, possiamo ancora segnare questo gol. Speriamo che segniamo, così non c'è bisogno di farlo più lungo il video. Ma a me sembra che non la para. E non la para, ragazzi, il gol è nostro e cade anche Baller. 1-0, ragazzi, quindi abbiamo vinto la partita. Molto facile per me, perché io la battevo 5-0 a caos, però adesso che ho dimenticato i bottoni lo sto battendo solo 1-0 e forse 2-0, che adesso siamo un altro. È finita. E quindi hanno perso, ha perso la caos e noi abbiamo vinto. Noi andiamo alla finale. Vedremo chi vincerà. Comunque alla finale ce l'avremo 2, quindi sarà molto più semplice della caos batterli. Infatti Raymond 2 contro Raymond Italy, l'ho chiamata io, ragazzi, che volevo fare squadra migliore, perché la Raymond è la squadra migliore, volevo rappresentare la squadra migliore italiana. Infatti ho messo il simbolo dell'Orfeo, che finisca proprio Italia. Comunque andiamo avanti e affrontiamo la prossima partita. Lo stadio casuale, come al solito, perché a me non mi piace giocare a mia scelta il campo. Quindi casuale, vediamo cosa esce. Madonna, giochiamo nel campo degli Ogre Academy. Oh. Meno male che non ci sono gli Ogre, sennò avrebbero... lo sai che nel cartone e nel film gli Ogre, se... cioè, se vanno nel loro campo si potenziano. Quindi meno male che non ci siamo contro gli Ogre. Comunque c'è Aiden, molto arrabbiato, e c'è anche Shun, ragazzi. Si trova in difesa. L'avevo visto. C'è Darren in porta. No! Giù di merda. Ah, eccolo, non c'è. Non c'è. Dextra. Torres, Mountain. Vai, Elio, bravissimo. Olè. No, ragazzi, devo tirare al volo. Devo vedere. Ma dove veniva? Ce l'ha rubato. No, vai Mountain. Ma che cosa fai? Vai, no! Dai, vai, sì, dai. Prende la save. Ecco, la così si fanno i gol. No. Così, ragazzi, al tempo giusto, se spingete uno, farà un super tiro ed entrerà in rete. Così si segnano i gol senza mosse. Che ad esempio contro gli Ogre c'è bisogno per forza di fare così.
A meno che fate la lancia micidiale. Cioè no, la trilancia micidiale. Non mi ricordo come si chiama precisa la mossa. Però esisteva, ragazzi, quindi fatela. Imparatela tra Malis, Kellus e Laser. Eh no, mi stavo caricando. Maledetto arbitro, però. Mi stavo caricando, ragazzi. Stavo facendo la cannonata rovente. Beh, a me la cannonata rovente mi ha portato tantissime vittorie. Però adesso che c'ho... Com'è che si chiama? Spada micidiale. Non mi ricordo. Ah no, spada micidiale di Paolo. Non mi ricordo più. Ma è molto forte. Però è molto forte. Ve la consiglio. Pure lui lo sa. Quindi spero che vi piaccia. Che questa mossa vi sia utile. Comunque, questa mossa è più forte di cannonata rovente, quindi è la cosa più forte. Comunque, qua segniamo con la cannonata rovente. Però la cannonata rovente ce l'ho da tantissimo, quindi mi ha portato tante vittorie. Invece poi, com'è che si chiama? Con la mossa, che tra Lancer, Kellus e Malis, mi ha portato poche vittorie, però è una mossa fortissima. Addirittura, ragazzi, riesce a superare il portiere degli ogre e la muraglia infinita, ragazzi. Quindi è una bella cosa. Comunque, siamo 1-0. Comunque, adesso vi assicuro che vinciamo, perché non riusciranno mai a segnare. Adesso ve la faccio vedere come si chiama la mossa. E ce la faccio a caricarla e la faccio vedere. Ok, vediamo se ce la faccio. Allora, livello 3. E no, dai Jude, però volevo fare la mossa. Vabbè, qui Axel che si carica con uno scemo. Adesso fa la tormenta di fuoco, ma lui non ci segna. Che strana la voce di Axel. Molto strana. Tormenta di fuoco. Così dice. Vabbè, la mano suprema, la para, ok, bravissimo Elio, vai, infatti è proprio imbattibile, ha ragione quello che dice le partite, il narratore, perché è vero, para tutti i palloni, Elio. Dai Kellus, dai Malis, ecco qua. Com'è che si chiama? Triangolo micidiale, adesso mi sono ricordato. Micidiale! E questa mossa segnerà sicuramente, guardate un po'. 0-2 per la premonità. Addio Dar. È più forte la cannonata rovente. Molto figa sta mossa. Molto forte, in Inazuma Eleven Striker è fortissima. Però in Inazuma Eleven Go Strikers 2013, quello che ho io, la nuova versione, questa nuova versione ci sono tipo i Kenshin, ci sono delle strani poteri, quindi è più forte, ci sono delle altre più forti, di molte altre. Forte di questa cosa, però in Inazuma Eleven Go Strikers ve lo consiglio. In Inazuma Eleven Strikers ve lo consiglio. E vabbè, 3-0. No, l'ha bloccato Mark. Vuoi vedere che la blocca Mark? Sì. Ah no, non l'ho bloccata, ragazzi, però avete visto, non riesce a parlare Darren e poi entra Mark in azione. La respinta in Inazuma. Fighissimo, mai visto questa cosa. Comunque siamo 3-0 e non riescono a recuperare, quindi vinciamo. Dai, ti faccio tirare. Fallo, ok, fallo tirare. Dai, tanto anche se segnano, ragazzi. E si chiude pure la partita. Comunque, spero che il video vi piaccia. E quindi... spero che vi piaccia molto, 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 molto. Che io voglio che a voi vi piaccia. E poi, se vi piace, mettete un mi piace. E iscrivetevi.
iscrivetevi, inoltre. Comunque, io ho caricato degli scorsi video in cui FIFA 15, abbiamo vinto il torneo, in cui FIFA 15 e altri tipo Pokémon, che più, e altre cose. Quindi spero che vi piaccia. E vedete, questa è la canzone di Bruno Mars. Provo a sentire, ragazzi. Cosa stai dicendo? Ragazzi, volevo dirvi ciao e al prossimo video.